invece c'è anche una realtà molto più complessa, sia dal punto di vista dell'integrazione, perché poi parleremo dello Ius Soli sportivo, però per tanti ragazzi è difficile perfino tesserarsi, ma soprattutto, e poi andremo nello specifico, a volte è difficile anche riuscire a fare attività sportiva. Sì, assolutamente, proprio così, ovviamente anche da parte mia, da parte di tutta l'associazione che rappresento, la WISP, vorrei ecco sottolineare i risultati veramente straordinari che il nostro paese ha collezionato alle Olimpiadi appena terminate. Sono stati giochi olimpici veramente particolari, straordinari, io direi non solo per il medagliere azzurro, un'edizione veramente che potrà contribuire, io credo, a far letteralmente, diciamo così, rimettere in moto il nostro paese. Olimpiadi appunto che ci consegnano, oltre alle medaglie, al prestigio internazionale, al prestigio mondiale, io direi proprio una ventata di aria nuova, fresca, carica soprattutto di speranza per il futuro. Un'aria fresca così come le tante ragazze, i tanti ragazzi, gli atleti che sono stati, abbiamo visto, capaci di lottare, rappresentativi sicuramente di un'Italia multietnica, un'Italia, come ha sottolineato il presidente Malagò, integrata. Ecco, io al momento toglierei, diciamo, un attimo quel super, perché abbiamo tanto lavoro da fare nello sport di base sul territorio. E io credo che tutto questo però possa assolutamente rappresentare un impulso nuovo, ecco, veramente per una nuova cultura. Abbiamo bisogno, credo, di questo, una nuova cultura di approccio allo sport, a tutto lo sport, non soltanto quindi a quello di vertice assoluto, una nuova cultura che ci consegna uno sport che possa, ecco, godere anche di risorse nuove e possa godere anche di ulteriore rappresentanza. Uno sport, come piace dire a noi, che diventi una vera e propria politica pubblica. Certo, allora saluto Alberto Cè, che è uno psicologo dello sport, sull'importanza, ci arriviamo tra poco, dei mental coach, di cui si è tanto parlato in questa edizione delle Olimpiadi, ma prima vorrei fare sia Riccardo che a Tiziano Pesce una domanda, perché il Corriere della Sera evidenziava ieri un dato che secondo me è importante. Abbiamo detto, lo ha detto anche Malagò, atleti che provengono da tutte le regioni, però evidenziava appunto il Corriere della Sera, in realtà si allenano tutti i nostri campioni in centri di eccellenza, in centri olimpici che sono però nel centro nord. Quindi torniamo ancora una volta sulla drammatica differenza degli impianti, non soltanto di eccellenza, ma anche degli impianti di base, che al sud scarseggiano e rallentano questo movimento che invece, lo abbiamo visto, può darci davvero tanto, Riccardo. Assolutamente, è un dato reale che tu hai fatto bene a ricordare. Purtroppo, anche se devo dire, in mezzo alle difficoltà sono maturate medaglie straordinarie. Penso per esempio alla Via Italiana delle Arti Marziali, permettimi di definirla così, perché abbiamo vinto medaglie in discipline sportive che sono nate in Giappone, che sono nate lì dove ci sono state le Olimpiadi e che sono arrivate da ragazzi che hanno lavorato faticosamente a Isernia, in Molise, piuttosto che in Puglia. Quindi di fronte alle difficoltà probabilmente si è scattato qualcosa in più. Però è chiaro che non si può sempre improvvisare, è chiaro che non si può affidare alla sorte un risultato invece che può essere programmato con impianti naturalmente che soprattutto nel centro-sud siano adeguati a quelli che sono necessari per fare poi naturalmente dello sport un momento di crescita e non soltanto a livello di medaglie. Questo è un tema molto importante, l'impiantistica sportiva. Spero che dopo questo Olimpiadi qualcuno pensi veramente a lavorare in questa direzione. Ecco Pesce, voi che lavorate appunto con lo sport di base, a volte è davvero difficile, lo dicevo, specie nel meridione, trovare gli spazi per fare attività di base. Sì, assolutamente è difficile trovare gli spazi, a volte non solo nel profondo sud, ma esistono profonde disuguaglianze anche nel centro nord, e soprattutto questo è un elemento assolutamente importante da sottolineare in questo momento. Non dimentichiamoci che l'associazionismo sportivo di base, quelle decine e decine di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che rappresentano quel DNA del nostro sport, sono, per usare un eufemismo direi così, alle corde. Tra l'altro i dati relativi ai contagi e alle varianti lasciano intendere che avremo a che fare ancora per un po' di tempo con protocolli restrittivi, quindi con ulteriori sacrifici, e quindi c'è necessità sicuramente
noi riteniamo di un sostegno ancor più concreto per lo sport di base in occasione di questa emergenza sanitaria. Noi più volte abbiamo lanciato l'idea della possibilità di un piano nazionale, ecco, che il governo si faccia promotore di un piano nazionale per una nuova cultura sportiva, ma anche di attività motoria, che metta al centro il benessere della persona, promuovendo attività fisica e sport a partire dal rapporto, diciamo, con la salute pubblica, con la scuola. L'impiantistica è assolutamente fondamentale. Però andrei anche oltre, il tema delle, per esempio, delle città, delle periferie, delle aree interne, quindi non solo degli impianti sportivi, diciamo, tradizionali, istituzionali, ma pensiamo a tutto l'ambito, a tutte le opportunità che ci possono dare anche quegli impianti destrutturati, quei luoghi magari periferici che con poche migliaia di euro possono essere, diciamo, ripristinati e consegnati alla pratica sportiva di base. C'è tutto il tema anche del piano nazionale di ripresa e resilienza. Certo. Abbiamo visto che il governo ha già stanziato delle risorse importanti sulle strutture sportive, che lo sport diventi veramente una politica pubblica trasversale. È fondamentale se vogliamo continuare a crescere, perché ricordiamo che senza lo sport di base è difficile trovare i campioni che poi invece ci regalano queste splendide emozioni che abbiamo visto a Tokyo. Porta però tanti ragazzi, tanti giovani si avvicinano allo sport per curiosità, con ancora negli occhi il campione preferito, e arrivano a praticare uno sport. Noi sappiamo che purtroppo siamo fanalino di coda in Europa come pratica sportiva dei più giovani, quindi il successo del campione aiuta anche la pratica sportiva. Assolutamente, proprio così, è proprio per questo che lo sport di base dovrà essere ancor più sostenuto nei prossimi mesi. Abbiamo appunto raggiunto il record di medaglie, ma non dobbiamo dimenticarci appunto che il nostro paese è sempre ai primi posti, diciamo così, di un altro medagliere che non ci piace assolutamente, quello della sedentarietà, quello delle malattie croniche, che potrebbero essere contrastate proprio con la straordinaria medicina della pratica sportiva. E uno sport che può favorire sani e attivi stili di vita per garantire benessere non solo ai più giovani, ma diciamo qualità di vita migliore alle cittadine e cittadini di ogni età. Le quasi 100.000 associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dalle CONI devono essere appunto messe nella condizione di poter ripartire. I dati che in questo momento abbiamo rischiano di vederne un terzo non riaprire le porte delle proprie società. Certo, speriamo davvero che questo non avvenga. Lasciamo la linea adesso al GR1, ringrazio i nostri ospiti, troveremo ancora Riccardo Cucchi nella seconda parte della nostra trasmissione. Adesso l'informazione del GR, Radio Anch'io torna subito dopo, a più tardi.